Probabilmente ti stai chiedendo perché gli uomini spariscono improvvisamente o perché sparisce improvvisamente. Il primo motivo è che probabilmente ci sei stata e eventualmente lui voleva solo quello. Una cosa difficile da accettare per uomini e donne, ma forse più per le donne, è che le persone in teoria vogliono solo quello e chiaramente se tu vai solo per quello poi potrebbe sparire. Il secondo motivo è che eventualmente sparisce perché voleva venire con te subito in intimità, non posso dire altre cose perché sennò qua mi banano, e chiaramente hai aspettato, hai proteso per troppo tempo, oppure non hai compensato quando ti negavi in senso fisico. Quando dici di no a un uomo per andarci in senso fisico, dovresti comunque fargli capire che ti piace, perché la negazione e il rifiuto senza una compensazione positiva portano poi lui ad allontanarsi. Un altro motivo che eventualmente l'ha portato a sparire improvvisamente è che forse l'hai messo troppo sul piedistallo, quindi l'hai fatto sentire troppo convinto, quindi l'hai fatto adagiare troppo sugli allori, l'hai corteggiato troppo e in quel caso poi ha deciso di lasciar stare. Un altro motivo importante è che forse l'hai costretto troppo. Molte donne si pensano che costringere una persona o comunque legarla o rilegarla o insomma portarla all'interno di alcune regole da seguire possa essere funzionale per la relazione. Le persone devono essere indotte a seguire delle regole piuttosto che costrette. Allora non puoi costringere un uomo a seguire delle regole o a fare quello che vorresti, ma devi indurlo. Un'altra motivazione è che magari hai incontrato una più bella di te. Purtroppo non c'è niente da fare. Più bella, più interessante. Ci sarà sempre qualcuno di meglio, qualcuno di più interessante, qualcuno di più intrigante. Noi non ci possiamo fare niente. Questo è il ciclo della vita. Un'altra motivazione che spesso mi ha portato ad allontanarmi da alcune persone era il periodo, cioè stavo passando un periodo molto difficile, un periodo complesso della mia vita e in alcuni casi addirittura c'era ancora l'ombra dell'ex fidanzata che tornava indietro. Ecco, questo può essere un altro motivo che può portare un uomo a sparire improvvisamente. Il ghosting lo devi vedere, quindi la sparizione totale, come una risposta, quindi una volontà a non volerti più vedere, non a voler avere niente a che fare. Un altro motivo è che eventualmente ha compreso che non siete compatibili a livello logico, quindi a livello logico ci sono c'è un divario, quindi c'è un distacco totale tra quello che è il tuo status sociale, quello che fai a livello lavorativo ed eventualmente quello che è lui. Vede che magari non ci si può legare su questo, non potete venirvi incontro l'uno con l'altro. Per quanto possa sembrare assurdo, questo è un motivo razionale che può spingere un uomo ad allontanarsi. E l'ultimo motivo importante è che si è accorto che il vostro stile di vita non è uguale, la vostra filosofia è totalmente diversa. Specie in situazioni dove ci sono gusti completamente opposti, potrebbe essere spinto addirittura a distaccarsi. Seguimi qui su YouTube se vuoi sedurre un uomo davvero.